Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo flight controller PUESC Mamba. Si tratta del Mamba F4 Mini Power Tower. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. All'interno della confezione abbiamo il flight controller, gli ESC 4 in 1, un cavo per il collegamento e uno di riserva, un connettore XT30 con dei cavi da 16 AVG ed un condensatore 25V 470 microfarad. Abbiamo anche il pinout del flight controller e manuale che ci spiega i collegamenti. Questo stack Mamba ha le dimensioni di 20x20 mm, risulta essere perfetto per droni da 3 pollici o più piccoli. Vediamo ora le specifiche degli ESC. Il firmware è BLLIS, quindi possiamo usarli col protocollo D-Shot 600, 300 o 150. Io consiglio di usare il D-Shot 600. Le batterie supportate sono da 3 a 4 celle. Questi ESC sono da 20A, con un picco di 25A per un massimo di 5 secondi. Abbiamo anche il sensore di corrente per monitorare questo valore. Le dimensioni sono di 27x35 mm. I pad per saldare i cavi motore e l'alimentazione sono abbastanza grandi e per chi ne ha bisogno li abbiamo anche nella parte inferiore della scheda. Ci sono 11 condensatori che aiutano a filtrare il rumore, rendendo più pulito il segnale video. Passiamo ora al flight controller. Il processore è un F4, quindi possiamo sfruttare appieno tutte le caratteristiche di Betaflight. Come notiamo, abbiamo i soft mount integrati per ridurre le vibrazioni che possono disturbare il funzionamento del giroscopio, che è un MPU 6000. È presente l'USD pienamente compatibile con tutte le funzionalità di Betaflight. Vediamo ora velocemente i pad che ci mette a disposizione questo flight controller. Su questo lato abbiamo i pad per collegare la videocamera e la videotrasmittente. Abbiamo anche un TX3 per collegare un eventuale smart audio. Più sotto troviamo i pad per le riceventi FR Sky. Vi ricordo che se avete una ricevente iBus o Spectrum non potete usare questo pad. Manca un pad dedicato per la telemetria FR Sky. La soluzione più semplice è creare un TX Soft Serial rimappando il pad PPM. In descrizione vi lascio il mio tutorial su come fare. Da questa parte abbiamo altri due UART e altre due uscite a 5V. Vi ricordo che il back a 5V è da 1A. Se abbiamo una ricevente iBus, Spectrum o Crossfire possiamo usare la UART 6 per il collegamento. In questi due pad grandi abbiamo terra e alimentazione e tornano utili se vogliamo collegare la VTX utilizzando l'alimentazione diretta della batteria. Qui a fianco c'è il tasto boot che serve per fare l'aggiornamento firmware. Per le procedure di upgrade potete seguire la mia guida cliccando la scheda in alto a destra. Infine su questo lato abbiamo la porta USB per collegarci al configurator e i pad dedicati ad una striscia LED. Viste le piccole dimensioni di questo flight controller, è stato deciso di non mettere uno slot per la microSD. Abbiamo comunque una memoria flash da 16 MB per registrare il log della black box. Questo piccolo connettore è per inserire un beeper, anche se vi consiglio di usare gli ESC come buzzer perché è una soluzione più pratica ed efficace. In conclusione, posso dire di essere rimasto abbastanza soddisfatto da questo mini stack Mamba. Il punto di forza sono sicuramente gli ESC, infatti una corrente di 20A ci permette di usare anche dei motori abbastanza spinti, sempre tenendo in considerazione build da 3 pollici o meno. Il firmware BLLIS non è il più recente, ma il D-Shot 600 ci garantisce in ogni caso buone prestazioni. Il layout si presenta abbastanza pulito, dando l'idea di un prodotto creato e assemblato con cura. Il flight controller fa il suo dovere, l'unica pecca è non avere un TX dedicato per la telemetria FR Sky. Anche le porte UART sono solo 3, lasciandoci poco spazio per componenti aggiuntive. Tenendo conto che questo flight controller è pensato per build di piccole dimensioni, possiamo anche considerare secondari questi aspetti. Questa era la mia recensione del Mamba F4 Mini Power Tower. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.